Il mare nostro è vero che è diventato, purtroppo viene percepito come una tomba per molti, il mare che uccide, però io non lo vedo così, io il mare non l'ho mai visto e continuo a non vederlo in questa maniera, non è il mare che uccide, cioè sono gli uomini che uccidono, sono gli uomini che mettono a mare degli altri uomini in condizioni assolutamente inopportune che uccide. Ricordo un uomo che scese dalla barca con uno sguardo assente. Io avevo paura, insomma, che stesse male. E poi abbiamo saputo che aveva visto buttar giù dalla barca la figlia malata di diabete. Un giorno prima avevano preso lo zainetto della bimba per far spazio sulla barca e l'avevano buttato in acqua, non sapendo che c'era l'insulina. Quindi la bimba dopo un giorno è morta, è stata presa di peso e buttata in acqua. E lui raccontava questa visione della figlia che scendeva giù. Durante la notte arrivò questo barcone con tanti migranti, vestiti solo di un sacco nero della spazzatura. E man mano che scendevano dalla nave, cadevano per terra, assiderati. E lì ho avuto come un sesto senso. Mi sono ricordato dell'esperienza che ho avuto all'ospedale Cannizzaro, quando mi consegnarono mio figlio morto ed era congelato. A uno dei miei primi sbarchi c'era stata una separazione fra il padre e la moglie con il figlio. La separazione era avvenuta in mare al momento del soccorso, erano stati soccorsi tutti, ma erano finiti in due navi diverse e qui arrivò il marito che voleva notizie della moglie e del figlio. Lui aveva visto che moglie e figlio erano su un'altra nave, quindi sapeva che erano al sicuro, che non era un problema. Io gli ho detto, ma guarda, stai tranquillo, sono al sicuro, quindi è tutto a posto, faremo in modo di riunificare la famiglia. E lui proprio quasi con le lacrime agli occhi mi ha detto, ho affrontato quello che ho affrontato, ho messo a rischio la vita della mia famiglia per costruire una nuova vita insieme. Per me non ha senso essere qui senza di loro. E questo per me è stato il momento in cui forse ho capito fino in fondo che cosa significa tenere unite le famiglie in questa situazione drammatica di questa migrazione disordinata. Mai visto dei lividi su una donna di colore, non immaginavo che si potessero vedere. Invece li ho visti, ho visto delle donne di colore stuprate, piene di lividi. Da donna penso che nella vita tutti dovremmo avere un aiuto da qualcuno, dovremmo avere la fortuna di poter scegliere quale vita, quale futuro avere. Sono entrata in Croce Rossa circa 2 anni fa. Ho fatto attività di RFL sia sul molo sia in alcune case d'accoglienza e ultimamente sto facendo dell'alfabetizzazione italiana al centro CAS Colle Reale. Alcuni di loro sono completamente analfabeti, quindi hanno cominciato a scrivere e a leggere qui a Messina. Ho detto, per voi l'italiano non soltanto è una lingua franca fra questi gruppi, ma dovete impararlo molto bene perché dovete comunque superare un handicap che è quello di essere stranieri e essere percepiti come stranieri. Successo che al secondo sbarco c'è stato un ragazzino che era particolarmente fragile, particolarmente infreddolito, erano i primi del mese di febbraio. Abbiamo deciso di mandarlo in ospedale perché aveva un problema al polmone, non riusciva a tirare bene il fiato. Quando gli ho rimboccato il telino, la metallina, e gli ho augurato buona fortuna, lui mi ha guardato e mi ha detto: no, no, io spero di ritrovarla.
Io mi sono dovuta girare perché le lacrime sono scese abbondanti e non ho potuto fare a meno di continuare a pensare a questo ragazzino tutta la sera, finché sono andata a trovarlo in ospedale. E lui è venuto qui a Messina, cioè in Italia, perché voleva completare gli studi. È orfano e ha una sorellina che è rimasta al paese. Quindi le prime dichiarazioni che lui mi ha fatto sono state: voglio finire gli studi perché chi è ignorante è schiavo, e se è donna è schiava due volte. Quindi lui manda dei soldi a questa sorellina perché possa seguire la scuola. E la seconda cosa mi ha detto: io da grande voglio diventare Croce Rossa perché voglio aiutare gli altri. Io sono diventata famiglia appoggio per lui, poi fa parte integrante della nostra famiglia pur stando in una comunità di seconda accoglienza. Finché ci vengono raccontati sono sempre dei fenomeni, dei numeri. Li guardiamo sempre in maniera superficiale e complessiva. L'attività invece specifica che uno fa significa che si incontrano persone, una per una, con tutte le loro storie, ognuno ha la sua. Se mi si facesse la domanda chi sono i migranti, io non saprei rispondere. Potrei raccontare tante singole storie, non riesco più a pensarli come un fenomeno.